primi ospiti. Siamo lieti noi della Contrada della Rocca di avervi fra noi per festeggiare il nostro Palio del 2011. Alberto e tutta la Contrada della Rocca ha voluto scegliere come prima lettura un pezzo tratto dal libro di Leopoldo Alimelli, che a noi è molto caro e soprattutto ad Alberto, perché lui è stato uno dei primi che ha collaborato insieme a Leopoldo per la nascita del teatro Annepi, quello moderno, chiamiamolo così, perché il teatro Annepi nasce da 100 anni. Allora lui nel libro, Leopoldo, ha immaginato un cronista dell'epoca come avrebbe scritto il momento in cui Lucrezia Borgia sarebbe arrivata qui. Allora cominciate a immaginare, perché qui ci vuole l'immaginazione. Immaginate il castello tutto colorato, con tutte bandiere che sventolano, la città tutta in festa, ma in festa veramente alla grande, molto di più di quello che noi pensiamo adesso quando ci sono le contrade, quando c'è la consegna delle chiavi, quando c'è la consegna del palio alle contrade vincenti. Perché a quei tempi, quando un papa arrivava in una città, in un paese, era veramente il potere, la potenza che arrivava a prendere possesso e a farsi vedere, a farsi notare. E allora, come dice lui, proviamo come un cronista dell'epoca avrebbe descritto quella splendida giornata settembrina della fine del XV secolo. È l'alba del 25 settembre del 1499. Questa antichissima città si è svegliata tra lo scripitio di festoso di fuochi e di 11 campanili che contemporaneamente hanno iniziato a suonare a festa. Il cielo era luminoso e terso e li splende di tutto di un azzurro cobalto. Una leggera brezza di fine estate agita lievemente le 1000 bandiere e i numerosi gonfaloni e i festoni sgargianti che rallegrano questa visita. Nell'aria si respira una festosa sensazione di gioia, nelle chiese profumate d'incenso si celebrano messe propiziatorie e nelle strade è tutto un brulichio di sorrisi, di fanti, capitani, dame, cavalieri, ricchi e poveri, nobili e plebei, che solennizzano questa giornata indossando gli abiti della cerimonia, gli abiti più belli, più sfavillanti, le uniformi militari. Alle 10 del mattino iniziano i giochi popolari. Hanno luogo le prove d'armi, si svolgono variopinti tornei cavallereschi e dai paesi vicini arrivano rappresentazioni delle migliori nobiltà e gente di ogni ceto, curiosa di ammirare la fanciulla di cui tutta l'Italia parla. Alla Rocca de Borgia, la serata medievale a cura della Contrada La Rocca, che è stata la vincitrice del palio dello scorso anno, della scorsa edizione 2011. Siamo in compagnia di Alberto Colletti, il priore della Contrada. Allora, Alberto Colletti, questo è il bellissimo palio che avete vinto. Sofferto, sono 10 anni che dobbiamo vincere un palio, quindi il massimo della soddisfazione. Non l'avevo mai vinto, quindi io ho preso, sono 10 anni che sono priore e il primo anno riusciamo finalmente a avere questo ambito riconoscimento che quest'anno ci ha premiato per la nostra volontà che ci abbiamo, quindi è stata una bella cosa. E poi c'è questa tradizione, il vincitore del palio dell'edizione precedente apre l'edizione dell'anno successivo con questa cena medievale alla Rocca de Borgia. Orgogliosamente abbiamo preso questo impegno, anche perché poi abbiamo trovato questa bella situazione che l'abbiamo creata e speriamo di aver dato un tocco particolare a questa manifestazione, questo sì. Perché di solito si svolge all'interno della Rocca all'aperto. Beh, quest'anno purtroppo col maltempo. Alla fine però abbiamo detto facciamola qua sotto, lunedì scorso abbiamo deciso di farla qua sotto qui con tante difficoltà perché purtroppo tutti i monumenti hanno bisogno di manutenzione, di accortezze, tutte queste cose qui, perché abbiamo
una bella struttura che noi ci siamo, da ragazzini ce la sognavamo di entrare dentro il forte dei Borgia, per noi era una cosa spettacolare, non riuscivamo mai a entrare. Adesso finalmente abbiamo, fortunatamente con l'amministrazione, ringraziandola e tutto, siamo riusciti a entrare nel contesto di questa struttura, e quindi piano piano godiamo i frutti di quello che c'è, anche se è poco, ma lo godiamo. Che poi voi con il Palio del Saracino fate il famoso corteo storico per le vie del paese, ricordando la figura di Lucrezia Borgia, e fu proprio qui che lei visse nell'anno 1499. Sì, noi abbiamo questa piccola particolarità che poi, essendo la contrada che ha lo stemma della famiglia Borgia, quindi nel vero senso della parola siamo i Borgia, siamo la contrada dei Borgia, quindi abbiamo tutta la storia di Lucrezia, abbiamo la chiesa di San Vito che dove lei diceva che si narra che andava con le sue ancelle a meditare quando nelle sue tristezze, nei suoi amori un po' purtroppo un po' funesti, ecco. Però ecco, abbiamo tanto da raccontare come storia, anche se a varie vicissitudini, però abbiamo una grande storia da raccontare, secondo me. E poi comunque dal nome La Contrada La Rocca, voi siete proprio ubicati a ridosso della Rocca, nel centro storico, qui a ridosso del castello. Sì, abbiamo i giardini proprio adiacenti alla Rocca, quindi il massimo dello splendore del nostro monumento è proprio il castello. Tutto quello che abbiamo realizzato qui è frutto di un grosso impegno, noi abbiamo più di 100 persone che stanno intorno alla contrada, penso che voi avete gustato i nostri piatti, cercando di andare alla ricerca del tipico piatto medievale, quindi le cuoche, i ragazzi, i giovani che sono la nostra linfa, sono quelli che ci devono portare avanti in questa esperienza, anche sono i nostri eredi, quindi speriamo che almeno in loro ci sia questo spirito di portare avanti la tradizione. Esatto. Questa novella tratta di un percorso avvenuto fra marito e moglie che uno simile non si è mai udito prima. Un tempo viveva a Civitanova Marche un giovane che aveva nome Mauro, che andava per mare in qualità di pescatore, ma senza granché d'attrezzatura, solo ani, lenze, reticelle, in minore maniera, e teneva una moglie giovinetta che si chiamava Ferruzza. La Sindaco Vita, una cena medievale come da tradizione ogni volta, ogni anno che apre il palio. Grandi eventi a Nepi? Beh, come sempre, Nepi è una cittadina che si caratterizza proprio in numerosi eventi culturali e di spettacolo che vengono tutto il periodo dell'anno, e quindi questa sera inizia il Palio del Saracino. Tra l'altro quest'anno la cena inaugurale viene fatta in questo splendido locale che è uno dei locali sotterranei del castello dei Borgia. Siamo soddisfatti, vi è stata una bellissima organizzazione. E io quello che mi meraviglia è che insomma ci fa piacere vedere che tanti giovani, tanti ragazzi e ragazze si impegnano per poter far crescere ogni anno di più questa festa. È una festa che coinvolge poi tutto il paese. Tutti quanti. Beh, se si pensa che vi saranno sui 300-400 figuranti, poi tutti coloro che pur non sfilando collaborano nelle cucine, nell'organizzazione, quindi c'è buona parte del paese che è interessato e che porta a Nepi moltissimi turisti, e quindi un vantaggio economico per tutti, anche di immagine che Nepi acquisisce. Sicuramente poi una valorizzazione della storia di Nepi, perché poi siamo qui nella Rocca dei Borgia. Certo, non solo la Rocca dei Borgia nota per Lucrezia Borgia e per Alessandro VI, ma anche Nepi è ricco di storia, perché Nepi è presente sia dall'età etrusca, noi abbiamo dei reperti etruschi, abbiamo delle necropoli etrusche, poi c'è l'epoca romana molto importante, tra cui spicca essenzialmente le catacombe di Santa Savinilla. Poi passiamo all'epoca, diciamo, post-cristiana, dove sono presenti moltissime chiese di valore storico importante, per terminare nel periodo rinascimentale con il castello dei Borgia,
che è stata un'opera fondamentale, importante. Le mura del Castello del Borgo sono le mura più grandi, più enormi di tutti i castelli italiani, quindi è un aspetto importantissimo a cui noi ci teniamo. E poi ristrutturato nel 2007 e riportato all'antico splendore. Noi abbiamo fatto un ottimo lavoro, veramente utilizzando circa 2 milioni di euro siamo riusciti a recuperare la corte, che veramente era uno stato disastroso, anche questo locale eccetera. Oggi è fruibile, utilizzabile, chiunque lo vede rimane meravigliato, è una delle bellezze più eclatanti del nostro comune. Finalmente quindi si può vivere culturalmente e in tutti i sensi questo castello. E certo, come tu sai, l'estate in Pesina si svolge all'interno di questo castello, vengono nella corte, vengono proiettati una serie di spettacoli molto interessanti. Quindi noi parlavamo adesso della stagione borgiana. Sì, la stagione borgiana che anche quest'anno inizierà, avrà i suoi spettacoli e manifestazioni importanti anche quest'anno, e è un fiorocchiello di questa amministrazione comunale. E poi ricordiamo un'altra manifestazione un po' fuori dall'ordinario, la beatificazione di Cecilia Osetti. Beh, quest'anno abbiamo questa manifestazione religiosa molto importante che ci sta impegnando molto anche come comune, ma anche a me personalmente, tutta l'amministrazione comunale, in quanto siamo noi che provvediamo alla organizzazione della manifestazione. Non solo provvediamo, ma anche contribuiamo con una somma cospicua a tutte le spese necessarie per la manifestazione. È un evento straordinario, importante, di natura religiosa, che noi come paese abbastanza religioso, abbastanza cattolico, abbiamo accolto e intendiamo fare nel nostro comune, e di questo siamo orgogliosi. Il rettore dell'ente Palio, Mario Mancini. Rettore, un palio voluto per la valorizzazione culturale e storica di Nepi. Sì, un palio che nasce proprio per questa motivazione. 18 anni fa, quando abbiamo iniziato, Nepi, diciamo così, era un paese un po' in ombra. E noi giovani allora ci siamo chiesti come un po' rivitalizzare la vita cittadina. E abbiamo scoperto nei meandri della nostra storia questo fatto di Lucrezia Borgia, che ha avuto in dono da suo padre, dal Papa Alessandro VI, il Ducato di Nepi. E abbiamo, diciamo così, ci siamo un po' sull'onda della storia inventati questa manifestazione, basandoci certo su fatti certamente avvenuti, storici, però l'abbiamo un po' arricchita aggiungendoci anche il palio del Saracino, che deriva da una battaglia che i nepesini hanno vinto contro i saraceni sulla valle di Baccano parecchi anni prima, nel 791 insomma. E così nasce questa storia, che questo, diciamo così, questa manifestazione che a Nepi è stata accolta molto bene dalla gente. C'è stata i primi anni, anche adesso, una grande partecipazione di gente. Contiamo che, diciamo sì, intorno al palio oggigiorno girano circa 1000 persone, insomma, che lavorano, che si impegnano tutto l'anno tra sarte, costumisti, gli addetti alle cucine, gli addetti all'organizzazione. Insomma, oggi è diventata una manifestazione importante. E poi il corteo storico, i figuranti sono centinaia. C'è il corteo storico, cui partecipano 500 persone, costumi tutti realizzati da sarte di Nepi, prese da pitture. Qualcuno, diciamo sì, sfora un pochettino il nostro anno 1499, però di questo noi siamo orgogliosi, perché è stato tutto fatto a Nepi, volontariamente, senza, diciamo sì, apporto di sartorie professionistiche. Poi ricordiamo che l'anno è il 1499, quando vennero consegnate le chiavi a Lucrezia Borgia del Ducato di Nepi. Sì. E, vogliamo sapere, quest'anno c'è qualche novità nel palio? No, quest'anno noi non abbiamo aggiunto nessuna novità rispetto, diciamo sì, agli altri anni, anche perché stiamo preparando qualcosa per l'anno prossimo. Quest'anno l'unica cosa che abbiamo durante la manifestazione
abbiamo una manifestazione, cioè una gara nazionale degli arcieri, che proprio fa parte, rientra nel campionato nazionale degli arcieri. Quindi l'abbiamo, tramite il nostro corpo degli arcieri, l'abbiamo inclusa nella manifestazione e dura una giornata. Poi per il resto stiamo preparando per l'anno prossimo un qualcosa di diverso. Di eclatante. Eclatante, certo. Allora, ricordiamo il nome delle quattro contrade. Sì, allora Nepi è stato diviso in quattro contrade. La contrada La Rocca, la contrada Santa Maria, la contrada San Biagio e la contrada Santa Croce. Sì. E poi ricordiamo anche i vari giochi, diciamo, in cui consiste il palio del Saraceno, sì. La corsa degli arieti, sì, ad esempio. Sì, ecco, noi diciamo sì che il palio viene assegnato dopo alcune gare. C'è la gara degli arcieri, che loro nel colpire gli anelli, che man mano che va avanti si restringono per la difficoltà. Poi abbiamo anche la giostra dei cavalli e abbiamo aggiunto negli anni scorsi anche la sommossa popolare. E in che cosa consiste in particolare la sommossa popolare? Allora, diciamo innanzitutto da dove deriva la sommossa popolare, perché anche questa ha un fondamento storico, diciamo così, perché a Nepi, quando regnava l'unico, questo era un governatore che dava molto fastidio alle ragazze di Nepi, e allora le ragazze di Nepi addirittura andavano in giro vestite come con il chador, erano tutte ricoperte di vero per non farsi vedere. Allora a un certo punto i nepesini si ribellarono, scrissero anche al Papa tutto quanto, ma non ci fu niente da fare, e allora fecero una sommossa per cacciare via l'unico. E noi ci siamo aggrappati a questo fatto e abbiamo messo in piedi una rivolta popolare, e infatti all'imbocco della piazza viene messa una porta che simboleggia, diciamo così, l'entrata della città, e durante la sommossa popolare, vedendo il popolo non riuscendo ad entrare nella piazza, chiama in aiuto gli arieti, e di corsa gli arieti di gran carriera arrivano e sfondano la porta, e in questo modo, diciamo sì, liberano la città dall'unico. Dalla prepotenza del potente. Del prepotente, è giusto, del debole. Tutto qui.